up? Ciao, io sono Mister Vitale, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua con... Che bello. E Matteo? Stiamo mangiando. Stiamo pranzando. Ma tu svegli, madonna. Sono ancora ogni ora. Lo so. È la morte. Tu devi sentire quella delle 6. E quella delle 3. Soprattutto perché in quelle ore solitamente dormiamo. Quindi... Aspetta, hai presente che razza di infarto mi faccio io? Siamo diventati Mer contro te, scusa. Dissing. Dissing a Mer contro te. Aspetta, vado ad aiutarmi a fare la tavola, non lo so. Stavamo facendo i TikTok. Hai qualcosa da pubblicizzare? La massa yeah. Uscirà un video in cui io e Lisa insegniamo a Matteo di fare affari e i tic. Ma affari i tic. Non possiamo mangiare in pace, vero? No. Stai cercando di fare la scuola? Sono pure spettinata, non ho neanche pettinato i capelli stamattina. Io l'ho fatto perché sennò tu mi dici tu. Non ti ho detto sì perché hai i capelli spettinati. Hai presente quello super veloce? Oddio. Flash? No, sì, vaffanculo. Bolt? No, cartone. Tipo, ognuno era di un colore diverso, il protagonista era blu. Sonic? Ok. Sonic! Grazie. Ok. Quanti anni ho? 2. Parliamo della mentalità, giusto? Viene da così tanti? Non so, sì. Alzarle un po' l'autostima. Almeno quella si può alzare. Visto che l'altezza sta sempre giù. Amicizia finita. È finita. Ma perché c'è un baiocco qua dentro? È perché l'ho lasciato io stamattina. Tenete. Attacca. Mangia, Vittorio. Io mi sono ritrovato con del pane Nutella davanti alla faccia stamattina. È stato bellissimo. Non potremmo fare conoscere lei. What's up? Non ci siamo. Sì, sono mica cagate quella. Non ci siamo. Ma tu me l'hai presentato. Ti prego, non metti. Stavamo ridendo per questo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il chi conosce meglio l'Isabella, best friend versus boyfriend. Dove è finito il sole? Hai mai visto un bambino con un piercing? Un bambino? Un bambino però. Ma anche solo, hai mai fatto cadere il telefono nel cesso? Sì. Andate a cagare. Mi sto basando la ciccia. Anche me. Sono 8. Nito. Quando compio gli anni. No, vaffanculo. Grazie a casa. 4 dicembre. Hai una penna? No. Scrivo che sangue. No. Ma te ce l'abbiamo in mano. Lo so, ma deve segnarli là i punti. Vabbè, però cavolo, li segno quando avete finito di scrivere. Are you okay? Occhio, ha scritto una lista. Sì, guarda. È più giù che su quel cellulare. Preferisco mare o montagna? Credo proprio. Anch'io. Mare. Ecco, sì. Non importa quello che stavamo dicendo qua, ma mi ha fatto molto ridere il nostro accento veneto che è esploso nella clip di prima. Il mio colore preferito? Anche due possibilità. Dai. Blu, barra azzurro. Rosso. Blu e viola. Viola, merda, viola. Sì, che poi non è proprio blu. Ha una tonalità particolare. Scusa, mi sono fatta i capelli blu. Il rosso, io. Il rosso e il blu sono il viola, comunque non avevo tutti i capelli. Di quanti colori mi sono tinte i capelli? Ok. E chi se lo ricorda, per anni non ci siamo visti. Cazzo i tuoi, sinceramente. Quattro. Io ho scritto. Posso vai. Nel mio elaborato. Blu per due volte, perché una volta l'ha fatto male, la seconda volta l'ha fatto bene. E sono diventati verdi poi. Ah, quello me lo ricordo, pensavo fosse una sola. Non lo conto come tinta il verde. Il verde, va bene. Quindi era una curiosità. Se vuoi fare due, ok, allora due. Ok, due volte, poi il nero. Esatto. E poi il ritorno al colore. Ritorno al colore 4. Da piccola mi sono fatta anche rosso. Non c'era di mezzo anche un viola che era diventato tipo... No, un rosso strano. No, come cazzo era? È diventato violetta. Ma quella era violetta. Ma cazzo è vero? No. Però posso dare il punto a lei perché ha detto tutto giusto. Certo. No, scusa, è il punto per entrambi perché hai chiesto quante volte e non hai chiesto che colori. Mezzo! Un mezzo. Questo spara a caso e dice io ho fatto una mappa concettuale con le curiosità. No, ti ho detto il perché gli avevo segnato 4. Cioè non è che ha sparato un numero a caso, tipo 16. Io metto 1.5 alla vittoria perché effettivamente mi ha detto tutto. Grazie. Cosa speravo di diventare da bambina? Andate. Ok.
Ma tu stai facendo l'elenco? Oh madonna. Vabbè, io metto una cosa molto basic perché di sicuro è giusta. Allora, io ho scritto cantante, veterinaria o modella. Te lo ricordi? Me lo ricordi? Io da piccolina prendevo i tacchi della Giada, proprio della mamma, di mia sorella più grande, e camminavo in giro per casa. Proprio col taccone 15. Intanto sei scritto dottore? Veterinaria. Ho scritto principessa io. Perché è vero, di sicuro hai voluto diventare una principessa. Mi sono parato il culo. Volevo il principe azzurro. Ma mi sono ritrovata a te, questo è un altro punto. E quanti animali domestici ho avuto? 3, 2, 1, 3. 3. Ok. Un gatto quando eri piccola. Si chiamava? E adesso Armando. Tina la gattina. Tina la gattina. Poi pesce. Sì. Ma non è che più. Io ne ho sparata una tanto alta, secondo me. Un criceto può essere? Sì. Porca troia. Anche tu, Vito. Il pesce, il criceto, il gatto per poco. Sì, perché abbiamo tutto da via. Perché non è? Che tipo di musica ascolto? Oh. Ah, Vittoria! Non l'ho detto, però mi fa ridere perché io so cosa stai giocando. Musica di merda. No. È rimasta indietro. Allora, io ho scritto di tutto un po'. E vabbè, ok. Tra le più ascoltate te il pop e un po' di reggaeton. E ogni tanto ci butti dentro anche del rap commerciale. Mm-hmm. Tra le migliori c'erano tipo Lady Gaga. Lady Gaga, perché avresti sparato molto giusto. Ho scritto best Lady Gaga, poi ho detto boh, perché ogni tanto se ne esce con Beyoncé. Stamattina con... Però la Vittoria cosa ha scritto? Pop anni vecchi, specialmente Lady Gaga, più rock. Anche. È vero. Ho dato un punto ad entrambi, mi siete piaciuti. Soprattutto ad entrambi, hai nominato Lady Gaga. Quanti anni avevo quando ho scaricato WhatsApp? Bitch. Via. 11/12. Cos'è che dici? 11. 11. Mamma, vieni qua. Devi aiutarmi, devo fargli una domanda su me stessa. Esatto. Su me stessa. Ma volevo dirmi, questa è la 12 tua app? Andare in quarta, Lorenzo. Anche mia sorella. Ma che? Storia. L'anno prossimo io avrò 20 anni, mia sorella ne avrà 18. Non è possibile. Ma che domanda devo fare? Non mi ha capito. Ma mi conosci o no? No. Quante volte sono andata in ospedale? Quante volte? Sono finita in pronto soccorso quando avevo 2 anni, nel giro di 6 mesi. Cosa? Complimenti, amore. Ma non giuro. Scusa. Ok, io ci aggiungo uno perché se aveva sta attenzione anche da piccolina. No! No! Sei sicura? 7 giorni! Poi mi racconto anche. 2, 1, 3. Sì. Complimenti. E in tutta la vita quante volte sono finita? 3. No, io 2, ci aggiungo. 1. 5. Come 5? Beh. Cazzo, è vero! 5 volte, mamma! Grazie di dire quella cosa. Vai, Matteo. Grazie, Matteo. Ehi, tutti noi. Yes. Io non sono il suo fidanzato, sono il maggiordomo. Ma aspetti che voglio sentire anch'io. È perché là nelle origini smettono di dire. Una volta ero all'asilo e mi si era incastrato il gomito in una casetta e tipo era uscito l'osso. Allora sono andata. Però non me l'hai mai detto. Neanche a me? Mio nonno stava salendo. Ah, quella me la ricordo. Questo te l'ho raccontato, sono sicura. Della porta? Sì, praticamente io volevo fare prendere paura a mio nonno. Mi sono nascosta dall'altra parte della casa. Poi, mentre mio nonno stava per entrare, io sono corsa verso la porta perché volevo nascondermi dietro dalla porta. Mio nonno ha aperto la porta in quel momento, mi si è incastrato il dito ed è salita l'unghia. E là mi ha portato invece mia zia. Allora, un'altra volta è successo che mi sono bevuta tutta una boccetta di profumo nuova. Questa me la ricordo. Sì, anch'io. Questa ma sì. Non lo so. No, era piccolina però, per le campioni. Ah, sì. Dai. Era piccolina anche lei. Pensavo quindi... la bottiglia. Vabbè, c'ero, io questa volta andavo a Lorenzo, tutto quando... Le volte che stavo andando a Lorenzo succedeva qualcosa.
ero in camera, la Giada doveva solo guardarti finché io lo allattavo e mi si è messa lo smalto negli occhi. Guardando, perché guardavo insomma la mamma, la Giada che si metteva un mascara, ho preso lo smalto e me lo sono messa negli occhi dentro. Mi è venuto in mente quando hai detto te prima, qual è il lavoro che volevo fare io da piccolo? Tu me l'hai detto. L'ho detto a entrambe. Me ne vanterò per sempre di quella roba. Quello che raccoglie la spazzatura. No, dai, vi prego, non vi dico niente, sparate entrambe. È una cosa più strana che dici questo qua è matto. Vi dico solo che mi piaceva un botto giocare con i Lego. Da quello è partita la mia professione. E costruire astronavi con i Lego. Era un miscuglio di due robe. Capocantiere. Il vecchietto che guarda i cantieri. Scusa, con i Lego, cosa puoi iniziare? Mi piaceva un botto giocare con i Lego, costruire cose stranissime e poi regnare sulla roba, quindi volevo fare il re operaio. È vero, me l'avevi detto. Visto che avete solo un esame, sì, tra una settimana. Puoi smetterla di ripeterlo? No, è solo l'esame più importante della vostra vita. Vai, è più importante, parliamone. No, io ritirerò. Papà non se lo ricorda. Andiamo a studiare. Perché non ho un'altra domanda. Quanti telefoni ho avuto in tutta la mia vita? Lollo, che domanda faresti per vedere se mi conosci su di me? Cioè, hai capito? Tre, due, uno. Cinque. E uno, due, tre, quattro, però ho due sbarrette in più, quindi sei. Sei. Quindi tecnicamente ho vinto io. Sì. Ma sono andato da così male? Non di tanto. Complimenti, non me l'aspettavo. Mezzo, perché hai detto i nomi. Ehi! Perché non me l'aspettavo? Ehi! Per te mi sarebbe potuto aspettare un po' di più. Hai ragione, hai ragione. Oh. Grazie. Grazie. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Seguiteci su Instagram, vi lascio qua sotto i nomi. E ricordatevi sempre I'm a Savage. Classic Bougie Ratchet. 3, 2, 1.